Questa sono io 2 giorni prima della gara di corsa per 47 km, 3400 metri di dislivello. Sì, a volte succede che ho bisogno di inventarmi qualcosa che è più grande di me, qualcosa che mi fa faticare, che mi fa battere cuore, che mi fa sentire viva, anche se a volte mi sento morta. Eh sì, non lo so perché lo faccio, per curiosità, per la passione, per avventura, non lo so, lo so una cosa, che questa cosa mi fa stare bene: conoscersi, farsi le domande, semplicemente ritrovarsi. Organizzano la gara e questi sono i miei amici che faranno la gara con me. La fatalità che ho potuto invitare questi ragazzi a casa mia per 3 giorni. La verità è che non ci conoscevamo neanche, ma dopo 3 giorni eravamo già come una famiglia, non smettevamo di parlare. Benvenuti ragazzi! Come sono le gare? È come partorire, no? Soffri tantissimo, poi dopo un piacere immenso. Vediamo che poi ti dimentichi com'era il percorso. Dici, rifaccio l'anno dopo. Ma tu hai partorito? Sì, sì. Più di una volta? Più di una volta. Ragazzi, ci sono massaggi, però Nicola mi diceva che gli piace il massaggio. Happy end. In senso che per end si intende finita la gara, ecco, sei felice. Va bene. Anche perché dopo 68 km. Che happy end vuoi avere? No, direi che proprio... ormai tutti gli liquidi che hai perso, hai perso. Possiamo dire che ho fatto Gennaro, non li possiamo dire. Ecco ragazzi, si apre il pacco regali! Sì, è Natale! Io ho quella bella. Decido a farmi ultimo massaggio. Vediamo l'alchimista. L'alchimista e poi al 20° Dio caro DNF. Cosa combini? Ecco queste cose molli qua non mi trovo. Che se non parto adesso, ma parto fra un'ora. Good vibes. Good vibes. Sento. Andiamo a farci sta passeggiata. Vai a fare questa passeggiata. Mi riprendi a valere. 3, 2, 1, via! Emozioni, quelli già di 68 sono partiti. Quando arrivo alla gara, al momento della gara, della partenza, sono molto concentrata. So benissimo che il percorso è lunghissimo e il mio obiettivo è finirla bene, specialmente finirla. Mi hanno detto, Eve, parti piano. E infatti così ho fatto, sono partita piano nonostante che ero tentata di accelerare perché era una bellissima discesa e volevo correre un po' di più. Ma i battiti di cuore già mi dicevano rallenta. Allora i primi 8 km vanno belli lisci, belli tranquilli, arrivo al primo ristoro, bevo solo acqua, riempio solo le borracce ed ecco qui inizia la prima salita. E qui già il cuore va a 1000 e qua già le persone cominciano superarmi, oppure vogliono superarmi e mi faccio superare. Non voglio avere qualcuno che mi soffia al collo, voglio andare col mio ritmo perché so che è l'unica strategia corretta. Ma era molto caldo e già mi stava indebolendo tanto questa temperatura. Fidatevi, è umiliante quando ti sorpassano tutti. Pensavo che ero ultima. E poi arrivo al secondo ristoro e stranamente riprendo tutte persone che mi hanno sorpassato. Quindi riempio le borracce e partiamo di nuovo. E quelle persone di nuovo mi sorpassano, mi lasciano. Niente, io proseguo sempre con il mio passo lentissimo. Terzo ristoro. Eppure lì riprendo tutti. Tutti quelli che mi hanno sorpassato, che mi hanno lasciato, lo riprendo tutti. E da lì inizia un'altra salita, molto caldo, sono molto debole, qua comincio a avere la prima crisi. Mi dico, cavolo, sono ancora 30 km e sei adesso neanche 20. In un certo momento pensavo anche di ritirarmi, ma ritirarmi per quale motivo? Così arriviamo al quarto ristoro dove si trova avanti il rifugio Fraccaroli. Eppure lì incontro tutti i ragazzi che mi hanno lasciato e mi hanno superato. Al momento decido che non mi sorpasserà più nessuno. So che c'è discesa e so che nelle discese mi cavo abbastanza bene. Quindi
La discesa bella, tecnica, lunga, molto lunga. Mal di gambe, sono un po' stanca. Riesco a mangiare, sento crampi nelle gambe, ma crampi sento ormai da tantissimi chilometri. L'unica cosa che posso mangiare sono i gel energetici che mi fanno tanta nausea. E io sono stanca, stanchissimo. Vado, sudo, soffro, faccio piccoli passetti, ma non mi arrendo. La salita è molto lunga, però in un certo momento esco fuori dal passo Malera e so che mi mancano altri 12 chilometri. Vedo che anche lì riesco a recuperare posizioni. Lascio persone che prima hanno sorpassato molto prima, e qui è una piccola soddisfazione, perché quando vedi che quelle persone che ti hanno sorpassato 2 ore prima tu li stai riprendendo, sì, dai, diciamoci chiaramente, è una bella soddisfazione. Il viaggio è veramente lungo, è veramente faticoso. 45esimo chilometro, dove c'è l'ultima salita che porta a Monte Purga, una salita in bosco, e lì veramente sono cotta, ma cotta. Passo dopo passo vado avanti. A un certo momento finalmente vedo la luce e so che lì si trova la chiesetta, e da questa chiesetta c'è solo la discesa. Appena uscita da questa salita mi siedo un attimo, guardo avanti, cioè arrivo e dico: bene, adesso è finita. Face in your face. È arrivata. Cosa significa l'Alessia Legend per me? La crescita, perché anche voi in 12 mesi potete arrivare dove volete. E con questo voglio invitarvi a di sognare in grande, fare il primo passo e ovviamente iscriversi alla prossima edizione di Alessia Legend Run 2024. Grazie ragazzi e alla prossima.